1001. Fu deciso il giorno, un sabato di maggio. Fu deciso il modo. 130 kg di tritolo seppelliti in un canale di scolo che corre sotto l'autostrada. Un omaggio a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino nel trentennale delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio. L'ultima estate di Claudio Fava, il presidente della Commissione Antimafia in Sicilia, è stato il primo appuntamento di Smart all'Arena Eden di Arezzo. E per noi è stato prima un desiderio volerli interpretare, quindi partendo dalla conoscenza, leggendo tanti libri, tante interviste, tanti articoli di giornale di loro, ma poi abbiamo fatto uno spostamento in avanti mettendoci la nostra amicizia e quello che abbiamo fatto, siamo andati a vivere insieme per affiatare la nostra amicizia e per portare in scena questo che era un rapporto che molti anche vicini a Paolo Borsellino e a Falcone parlava di rapporto anche goliardico di amicizia. Infatti quando abbiamo incontrato la figlia di Paolo Borsellino, Fiammetta, ha, come dire, quasi benedetto lo spettacolo. Una sorta di diario civile attraverso il quale i due uomini si confrontano tra loro e con lo spettatore, portandolo a rivivere momenti fondamentali di un'amicizia e della storia del nostro paese. Queste due figure sono generalmente viste in un modo cristallizzato, ferme, su un piedistallo. Il testo di Fava e la nostra messa in scena ci ha permesso di rappresentarli nella loro dimensione più umana di uomini, quindi questo comprendeva anche il rapporto innanzitutto di amicizia tra Paolo Borsellino, che interpreto io, e Giovanni Falcone, interpretato da Simone Luglio, e quindi mostrare Falcone e Borsellino con la loro ironia, il loro modo di scherzare, i loro dubbi, le loro paure, e quindi questo ci permette di renderli più vicini a noi innanzitutto come attori, al pubblico che assiste alla loro storia.